Si vede? Sì. Sì, no, è troppo stretto, allarga un po'. Ancora? Se sì. Dici? Non è troppo forte la luce. No, 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 va bene, posso secondo me. Va bene. Già, sì. Vedo. Vedo, ma... Caspita già. Non so, sembrava tipo un suono... Muore di... Sì. Di dinosauri. E ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Nerdstorming, sempre con i vostri Edo e Vale. Nella puntata odierna vi riporteremo nel Mesozoico ad incontrare dei dinosauri. Ebbene, questo era il nome della serie arrivata qui in Italia, ma in originale veniva appunto definita come Dinosaurs. Questo è uno show televisivo con personaggi in costume, composto da 65 episodi suddivisi in 4 stagioni. Andato in onda in patria dal 1991 al 1994, mentre arrivato qui in Italia solamente dal 1992 al 1995, su emittenti come Big e Uno per Tutti, mentre successivamente andato in onda su contenitori come Piccole e Grandi Storie, Quante Storie e Domenica Disney. Ma infatti sai che io mi ricordo che lo davano su forse Rai 2 alla mattina e vedevo qualcosina prima di andare alle elementari. Ricordo anch'io una cosa del genere. Ecco. E infatti ho un ricordo dolce e amaro perché mi facevo delle grasse risate, però sapevo che dovevo andare a scuola appena lì dopo pochi minuti e quindi... Prodotta dalla Jim Henson Production, di cui si ricorda Jim Henson, noto per aver ideato il Muppet Show e per aver lavorato a pellicole come Labyrinth, la serie si svolge nell'era mesozoica e nel supercontinente Pangea, ha come protagonista una famiglia di dinosauri e traspone in chiave satirica le tematiche e i costumi dell'epoca in cui veniva trasmessa. Ma veniamo ai componenti della famiglia Sinclair. Abbiamo il capofamiglia Earl, con l'aspetto di un megalosauro, che ha una battuta ricorrente in tutti gli episodi, ovvero tesoro, sono a casa. E poi abbiamo Fran, la moglie di Earl, dall'aspetto che ricorda un allosauro, sebbene alcuni tratti lasciano intendere che possa essere un dilofosauro. Il figlio primogenito Robbie viene ricalcato sul modello del punk ribelle e il suo aspetto ricorda quello di un ipsilophodon. Ah, che tra l'altro questo è anche uno dei pochi ad indossare le scarpe in questo show. Mentre la figlia Charlene ricalca un po' il modello della tipica ragazzina con i problemi di scuola e legati ai drammi amorosi. Il suo aspetto ricorda quello di un protoceratopo. L'etimologia del nome Protoceratops indica il primo muso fornito di corno. Ma la vera star dello show, attorno alla quale ruotano la maggior parte delle situazioni e delle avventure che vediamo appunto nella serie, è Baby Sinclair, in italiano mi ricordo essere chiamato Bebè, ed è il figlio minore dall'aspetto proprio di cucciolo di megalosauro come il padre. Il padre che tra l'altro era la vittima prediletta delle angherie del figlio, io mi ricordo di quelle padellate, manganellate pazzesche, di quelle risate fotoniche. Pensate che il personaggio ha avuto talmente successo da meritare una propria canzone dal titolo I am the baby, gotta love me, che divenne la sigla di chiusura a partire dalla seconda stagione dello show. C'è, a dire la verità, un episodio che mi ricordo bene, con protagonista Bebè, e in cui aveva praticamente tirato matta, come si dice qua da noi, la famiglia, con dispetti, botte, aveva fatto il disastro. Il degheio. E tutti si chiedevano se fosse effettivamente, dato che era l'unico personaggio di colore rosa, mentre tutti i Sinclair sono verdi, se effettivamente il Bebè fosse il loro Bebè. È venuto questo dubbio. A che riporta a Fran, la mamma, alla memoria di quando covava assieme a una sua compagna che rincontra in questo episodio e durante la cova un cataclisma, un'eruzione, non ricordo con precisione, aveva fatto scappare le due mamme dei loro nidi e aveva praticamente rimescolato le uova. Di conseguenza, quando a distanza di anni i Sinclair incontrano questi loro vecchi amici, li trovano anche loro con un cucciolo di megalosauro, però dalla pelle verde e dal carattere totalmente diverso dal piccolo Bebè. Quindi era intelligentissimo, pacifico, educato,
E anche lì viene il dubbio che non fosse quello il figlio di Fren e di Earl, anziché Bebè, che era una devastazione praticamente. Attila. Attila, veramente. E cosa è successo? Che hanno provato a scambiarsi i figli, hanno visto com'era vivere con l'altro, con l'uno, con quest'altro, e insomma alla fine si sono tenuti il loro Bebè perché, diciamocelo, era troppo simpatico anche per loro. Sebbene un po' violento in qualche occasione, alla fine non hanno saputo resistere. E ultimo membro della famiglia Sinclair da menzionare, ma non per questo meno importante, la mamma di Fran, la nonna Edith Phillips, dall'aspetto di Edmontonia, che appare in più di qualche episodio facendo spesso comunella con il Bebè, accanendosi contro il genero Earl. E a me personalmente ricorda un personaggio visto in Monsters & Co., quella segretaria a forma di lumacona col capello grigio e gli occhiali, perché appunto è sempre questa faccia un po' così. Sì, 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 si ricorda... Parla anche così. Bravissimo, Paolo, stavo pensando proprio a quello. Ma le avventure non ruotano solamente attorno alla famiglia Sinclair. Vediamo infatti comparire anche il signor Richfield, ossia il titolare di un'impresa per cui lavora Earl. L'impresa appunto è una ditta di tagliaboschi, e questo personaggio ha l'aspetto di un triceratops, anche se gli spunzoni nella cresta lo fanno somigliare di più a uno stiracosauro. Beh, io me lo ricordo bello minaccioso, signor Richfield. Che metà basta anche. Sinclair! E nella stessa azienda troviamo anche un Tyrannosaurus Rex, amico e collega di Earl, dal nome Roy Essan. Ed è proprio attorno a questa compagnia che ruotano le vicende dell'ultimo episodio, in quanto si rende responsabile della scomparsa di una specifica tipologia di api, le quali, nutrendosi di determinate piante, ne limitavano l'espansione. Per fronteggiare questa crescita incontrollata di piante, il signor Richfield chiama Earl, o meglio, lo incarica di risolvere la questione. Il quale però, per risolvere il problema, non pensa ad una soluzione a lungo termine, ma cerca di risolverla in maniera veloce ed efficace, spargendo ovunque ed indistintamente del diserbante. Così facendo però innescherà una reazione a catena che porterà allo sterminio indiscriminato di tutte le piante del pianeta. E questo, ragazzi, ci porta all'ultima scena dell'episodio 65, in cui vediamo la famiglia Sinclair riunita nella propria abitazione, al freddo e al gelo, ad interrogarsi sul destino del mondo e su quest'era glaciale che lo stava avvolgendo. Bebè chiederà infatti al papà che cosa ne sarebbe stato di loro, del loro futuro, ed Earl risponde che non si poteva andare da nessun'altra parte in quanto quel mondo era l'unico che avevano. Aggiungerà poi in maniera ingenua ed ottimistica che se i dinosauri hanno dominato la Terra per 150 milioni di anni, di certo non sarebbero spariti per questo motivo. E con questo appena appena impalpabile ottimismo vediamo la camera allontanarsi dalla casa dei Sinclair fino a chiudere l'episodio, tra tormenti di neve e gelo e quant'altro. Vediamo poi una piccola scena post titoli di coda in cui un giornalista di un'emittente tipica che si vedeva nei vari episodi annuncia la continuazione inesorabile dell'era glaciale e si congeda con i telespettatori, dinosauri ed umani, con un addolorato addio. Ecco ragazzi, vediamo come questo episodio muove una critica molto pesante nei confronti dell'uomo e il suo rapporto con l'ambiente. Dovete pensare infatti che è una serie appunto della prima metà degli anni 90, ma è di un'attualità estrema dati gli ultimi sviluppi in tema ambientale, le ultime polemiche che tutti conosciamo fin troppo bene. Abbiamo deciso di riproporvi questa serie chiaramente per riportarvela alla memoria come è nostra consuetudine fare, ma anche perché nel nostro piccolo ci tenevamo a sottolineare quanto le nostre azioni sono importanti e si ripercuotono in tutto ciò che ci circonda. Quindi cerchiamo di avere un po' tutti cura di questo mondo, perché come ha detto R, è l'unico che abbiamo. Ma possiamo considerare anche questo congedo da parte del giornalista come un addio effettivo delle vecchie tecniche animatroniche a favore delle nuove tecnologie in CGI, che cominciarono a prendere piede con l'uscita del film Jurassic Park nel 93. Sperando che anche questo video vi sia piaciuto, in qual caso lasciate un like, vi rimandiamo a tutti i nostri riferimenti qui sotto in descrizione, Instagram, Facebook e i vari canali podcast, e confidando di non estinguerci a breve, vi diamo appuntamento al prossimo Nerdstorming. Stay nerd, stay young!